Buonasera a tutti. Abbiamo invitato oggi un saggista, Giacomo Gabellini, che è autore di diversi saggi di argomento geopolitico. In particolar modo è autore di alcuni libri, tra cui Crisis e un saggio che sta per uscire a giorni, il cui titolo è Ucraina, origini, responsabilità, prospettive. Quest'ultimo testo, come è intuitivo, è basato ed è indirizzato a descrivere come si è arrivati e qual è la qualità dell'attuale crisi russo-ucraina. E le domande che volevo farti, Giacomo, innanzitutto, buonasera. Grazie, buonasera, grazie dell'invito. Le domande che volevo fare, che volevo porre, sono esattamente su questo argomento, che poi è quello di gran lunga più importante sullo scacchiere geopolitico internazionale, ossia l'attuale conflitto russo-ucraino. Inizialmente concentrandoci su un punto specifico, che è il ruolo che l'Italia ha avuto in questa crisi stessa, no? Allora, diciamo che storicamente, durante tutto il periodo della cosiddetta Prima Repubblica, e della, ormai possiamo dirlo, prima guerra fredda, possiamo dire prima perché non sarebbe sbagliato dire che ci troviamo nel mezzo di una seconda. La caratteristica della linea geopolitica italiana della prima repubblica è stata quella di una posizione di mediazione fra i blocchi contrapposti, anche se la scelta italiana chiaramente nella seconda metà del secolo scorso fu assolutamente una scelta atlantista. E fu una posizione di conciliazione fra le diverse parti in lotta. Questo è stato particolarmente vero nello scenario mediterraneo. Mi viene in mente l'esempio del conflitto israelo-palestinese. Nella crisi di oggi, però, la posizione geopolitica e diplomatica dell'Italia è ben diversa, cioè quella di un paese che è completamente schierato sulle posizioni, anche più oltranziste, possiamo dirlo, dell'Alleanza Atlantica in generale. E anche, diciamo, dei paesi aderenti alla NATO più conflittuali con la Federazione Russa. Innanzitutto volevo chiederti se è vero questa, se è vera questa interpretazione, e in secondo luogo qual è il motivo per cui c'è stato un cambiamento così significativo della linea politica estera dell'Italia da 40 anni a questa parte. Beh, mi trovi d'accordo. Direi che la presenza di un personaggio come Enrico Mattei nella Prima Repubblica ha fatto la differenza. Enrico Mattei è stato lo sdoganatore dei buoni rapporti con l'Unione Sovietica, perché è stato desto scandalo l'accordo che concluse per la fornitura di petrolio in cambio di componenti con l'Unione Sovietica, quando sembrava una cosa inconcepibile all'epoca. E per concluderlo, come disse Mattei, si rese necessario pagare tutto l'arco costituzionale. Lui diceva: io li pago come pago il tassista, salgo, pago la corsa e scendo, perché questo coincida con l'interesse nazionale. Chiaramente lui, tutti si ricordano la fine che ha fatto, mi auguro. È stato ammazzato in una maniera abbastanza cruenta, e il suo omicidio è stato per anni spacciato per un guasto strutturale dell'aereo su cui stava viaggiando, ma chiunque avesse un minimo di cervello lo ha capito fin dai primi momenti di cosa si trattasse. Adesso, dopo la caduta del muro di Berlino, la ristrutturazione dei rapporti di forza, l'Italia si è in parte dovuta, ma secondo me si è evoluta. Perché comunque è sempre una questione di volontà politica, margini ce ne sono sempre. Da noi è prevalsa la linea diciamo, dell'accomodamento, non dell'accomodamento, dell'appiattimento nei confronti dei potentati atlantici, per cui si è assistito a una svendita clamorosa di tutto l'apparato industriale e produttivo, che ha comportato anche un riposizionamento geopolitico totale, per cui la politica, diciamo, di bilanciamento tra gli interessi israeliani e una buona politica filo-araba, di cui per esempio Andreotti era stato un portatore di primo piano, indubbiamente è stata completamente marginalizzata per lasciare il posto a una politica di senso unico, atlantista, che ha portato per esempio l'Italia ad allinearsi alle più sconsiderate politiche aggressive da parte della NATO, tra le quali mi pare spicchi quella l'aggressione alla Jugoslavia,
nei suoi due tempi, cioè la prima all'atto, diciamo, della disgregazione della Jugoslavia nel 1992-94, e poi la seconda, che è stata molto peggiore, secondo me, quella del 99, quando un partito, cioè quando un governo guidato da Massimo D'Alema, si fece promotore, proprio caldeggiò caldamente proprio l'entrata in guerra dell'Italia. L'Italia teoricamente non potrebbe partecipare a operazioni di guerra, ma in realtà bombardò la Jugoslavia attivamente, proprio perché D'Alema rivendicò questo ruolo. Laddove si trattava di uno delle forze, la Serbia in generale, in particolare la Jugoslavia in generale, era un alleato dell'Italia. L'Italia aveva mantenuto buoni rapporti con quel paese, era un paese vicino, era un paese che non ci aveva fatto assolutamente niente, però siccome le logiche atlantiche imponevano questo, l'Italia si è accodata. E se già nel 1999 si assisteva a questo genere di irrigidimento, questo già lasciava presagire cosa sarebbe accaduto negli anni successivi. Quindi abbiamo assistito a un allineamento totale, per esempio nel 2003 con la guerra in Iraq, in cui Berlusconi si è reso partecipe, ma Berlusconi non è tanto Berlusconi, è tutto l'arco costituzionale che, quando si tratta di assumere posizioni che coincidano con quelli che sono i desiderata statunitensi, si assiste proprio a un allineamento totale. Iraq 2003, Libia 2011. La Libia è stato un episodio clamoroso che lasciava presagire cosa sarebbe successo adesso con l'Ucraina, perché la Libia era un paese rispetto al quale l'Italia aveva grossi interessi, clamorosi interessi, che avevano 50 anni di storia. E l'Ucraina è stata, diciamo, per così dire, la ciliegina sulla torta. Per cui si è assistito proprio a un piano inclinato in cui ogni passaggio si vedeva un allineamento sempre più rigido dell'Italia rispetto alle logiche atlantiche. E come dicevo prima, l'Ucraina proprio ha raggiunto il culmine. Questo riposizionamento dell'Italia in senso più atlantista rispetto a 40-50 anni fa è stato dovuto più a motivi economici o ideologici? Beh, di economico abbiamo poco, perché gli interessi economici nostri coincidevano esattamente con il contrario. Coincidevano con la preservazione di buoni rapporti con la Libia, con la Jugoslavia. La diplomazia per l'Italia è sempre stata un cavallo di battaglia abbastanza considerevole, anche molti se ne dimenticano, ma per esempio mi piace ricordare il ruolo che l'Italia ha svolto in un paese problematico, estremamente problematico, come il Libano, una mediazione che tutti gli riconoscono all'Italia. Quindi è stato un ruolo notevole in uno scacchiere difficilissimo, forse uno dei più difficili che ci fossero, perché lì era un mosaico incredibile. Eppure noi abbiamo dissipato, siamo stati capaci di dissipare tutto questo patrimonio, pur di dissipare questo patrimonio e di praticamente adottare una politica, fra virgolette, tafaziana, nel senso che siamo andati completamente contro i nostri interessi economici, che, come dicevo, coincidevano con la preservazione di rapporti collaborativi, quantomeno, io direi, avrei detto anche di più, con la Libia, che ci forniva energia a buon mercato e capitali notevoli, e dava lavoro a un sacco di aziende italiane, lavori anche di buona ingegneria, cioè erano rapporti, i cinesi direbbero win-win, cioè rapporti di mutuo interesse, che però sono stati immolati sull'altare della campagna. Per quanto concerne l'Ucraina, apparentemente controintuitivo, perché qualcuno potrebbe supporre che un paese come la Libia fosse più importante, ma in realtà l'Ucraina è molto più vicina a noi in termini sia geografici che proprio di impatto, perché coinvolge l'intera Europa, l'architettura di sicurezza europea, e nel momento in cui viene messo in crisi l'apparato di sicurezza europea, qui si rischia veramente un'implosione, perché la guerra tra Ucraina e Russia ha comportato la distruzione degli equilibri economici esistenti, comportavano, diciamo, un assetto che contemplava il fatto che la Russia, per esempio, e l'Italia, ma anche la Germania, ma anche altri paesi dell'Europa continentale, preservassero buoni rapporti, che si tratta di economie complementari. E anche trovare un singolo settore merceologico in cui Italia e Germania da un lato e Russia dall'altro fossero in contrasto.
un'economia che praticamente la Russia è ricca di quello che manca a noi e noi siamo ricchi di quello che manca alla Russia. È un classico rapporto economico fecondo, a cui però noi abbiamo rinunciato, come sempre, perché ci siamo adeguati alle logiche atlantiche che non sono spontanee, sono imposte. Certo, certo. Allora, sul tema degli enormi impatti economici che avrà questa crisi ci arriviamo tra un istante, però mi premeva fare un'ultima domanda sul posizionamento dell'Italia come paese. L'Italia, a tuo avviso, ha più peso geopolitico oggi? Ce n'aveva di più all'epoca della Prima Repubblica o in realtà non è cambiato in termini proprio di capacità contrattuale, di capacità di pesare, di contare nelle scelte internazionali, perché in realtà dal 1945 in poi è sempre stato un paese a sovranità limitata? Beh, direi che apparentemente il peso contrattuale d'Italia si è ridotto, perché lo scacchiere mediterraneo riveste un'importanza minoritaria rispetto a quello che per esempio può rivestire attualmente il Mar Cinese meridionale. Però in realtà questo è un po' uno specchietto per le allodole, perché non è esattamente così, perché per esempio chiaramente gli Stati Uniti la principale minaccia al loro predominio geopolitico che si trovano ad affrontare è la Cina, e quindi questo li obbligherebbe teoricamente a riposizionarsi verso quel tipo di scacchiere, quindi quello del sud-est asiatico, ma per poterlo fare devono tenere in sicurezza questo quadrante, e quindi la crisi ucraina rientra proprio in questo ambito. Il problema è che se gli europei fossero stati in grado di fare fronte comune e anteporre i propri interessi economici, ma non solo economici, perché noi abbiamo la tendenza a ridurre molto tutto all'economia, ma non è solo economia, qui si parla di ben altre questioni, qui si parla proprio di civiltà. Cioè, il punto è che tu, come si vede, le ripercussioni di questa crisi investono anche il mondo culturale, tanto per dirne una, in cui c'è una russofobia dilagante che ha un impatto clamoroso. Ma al di là di questo, anche rimanendo solo al semplice ambito, diciamo, utilitaristico, diciamo, per ridurla a quello, l'interesse europeo è fortemente divergente rispetto a quello statunitense. Gli Stati Uniti hanno tutto l'interesse a creare una frattura tra Europa occidentale e Russia, perché dall'Unione, classico refrain della geopolitica anglosassone, dall'unione tra la potenza militare, le risorse, le materie prime russe e la tecnologia europea, verrebbe a determinarsi un blocco geopolitico ed economico talmente potente da marginalizzare la potenza statunitense. E quindi ancora prima, questo erano gli inglesi che avevano teorizzato questo discorso, da Alfred Mackinder. Quindi ci sono sempre, ma in realtà Alfred Mackinder ha ripreso qualcosa che già i suoi predecessori facevano senza averlo elaborato teoricamente, perché dalla notte dei tempi l'obiettivo degli inglesi è mantenere separati le potenze continentali per poter divide et impera, è sempre stato quello. Gli americani si sono fatti portatori, diciamo eredi di questo tipo di strategia, e la stanno portando avanti. Il problema è che hanno trovato terreno fertile, perché non abbiamo, noi europei, e non solo italiani, perché tutti gli europei, abbiamo maturato nell'arco di 50 anni di guerra fredda una immaturità strategica da far paura, che ci impedisce di riconoscere i nostri interessi specifici e di discernerli, persino di immaginarli, la capacità di immaginare un futuro separato dagli Stati Uniti. E quindi questo porta gli europei a andare contro in maniera anche così clamorosa. Si parla qui veramente di tagliare le forniture energetiche dalla Russia, si parla di autocastrazione, e che le classi politiche europee sembrano secondarie. Infatti, e a proposito, venendo a quelli che sono gli enormi, giganteschi impatti che hai accennato prima, a proposito di dell'economia globale, ossia come l'economia globale risponderà a questo conflitto in Europa, questo conflitto militare fra Federazione Russa e Repubblica di Ucraina, volevo citare un brano, uno stralcio
un articolo del South China Morning Post che ha un tono molto allarmato. Riassunto dice questo: i consiglieri dei presidenti americani si sono sbagliati sulle conseguenze delle sanzioni alla Russia. Pensavano che la situazione economica negli Stati Uniti e in Europa sarebbe rimasta stabile. In Russia si sarebbe sgretolata. Come risultato, i prezzi aumentano tutto il mondo, dopo la rottura delle catene di approvvigionamento, la produzione mondiale a rischio, le Nazioni Unite temono carestie nei paesi meno sviluppati. Adesso, un'affermazione del genere è da interpretare come un'affermazione di parte, perché è scritto in un giornale cinese, quindi magari visto da un certo punto di vista un po' specifico, oppure c'è del vero nell'affermazione molto allarmata di questo giornale? Qual è il tuo punto di vista? Direi molto di più. Può essere anche di parte, il problema è che è perfettamente aderente alla realtà. Cioè, il problema è che questa guerra ha provocato, come si diceva giustamente, più che l'interruzione, la disintegrazione delle catene d'approvvigionamento, perché le catene d'approvvigionamento erano già state fortemente messe sotto pressione dalla pandemia, diciamo. Questa guerra che ha mosso la Russia nei confronti dell'Ucraina e le sanzioni che ne sono derivate hanno, e se mi posso permettere, secondo me è qualcosa che la Russia in un modo o nell'altro cercava, proprio per cercare di disarticolare l'assetto internazionale basato sul predominio del dollaro e sull'egemonia geopolitica degli Stati Uniti. La Russia sta puntando direttamente a quello, mi pare evidente, facendo leva proprio sulla sua centralità negli scambi internazionali. Apro una piccola parentesi, mi permetto. A me fanno ridere questi discorsi che parlano, si sentono anche alcuni nostri miserabili ministri, tra i quali uno degli esteri, che parlano di crollo imminente della Russia, calerà, diminuirà il 10% del prodotto interno lordo. È un paese che detiene proprio le chiavi della produzione mondiale. Senza la Russia è un paese inaggirabile per qualsiasi tipo di produzione si voglia fare. Detiene il monopolio del 60-70% delle materie prime in tutto il mondo. Un'interruzione proprio deliberata da parte della Russia di queste catene di approvvigionamento comporta il blocco totale di tutta l'industria. Quindi la Russia sta facendo leva proprio su questa sua centralità, che molti anche economisti, alcuni anche brillanti, mi ha stupito questa cosa, non riescono a capire, forse infarciti di, diciamo, di finanza, perché molti non hanno ben presente quali sono le fondamenta, diciamo, rigide dell'economia, senza le quali tutto il resto è sovrastruttura, perché comunque nel momento in cui un paese ha, diciamo, copre una porzione tra il 17, 18, 20% della produzione agricola mondiale, detiene il semimonopolio dell'80% di tutti i minerali, gas, petrolio, eccetera, è difficile parlare sì, perché è un PIL inferiore a quello dell'Italia, ma non conta. È un paese che si distacca, cioè se interrompe le forniture, crolla tutto. E noi dimentichiamo, noi europei, questa è una cosa che noi tendiamo a dimenticare. Il Nord Africa è composto da paesi importatori netti di cereali. I cereali stanno crescendo in maniera clamorosa e ce ne sono, la loro disponibilità sul mercato va costantemente calando alla luce del fatto che l'Ucraina non riesce ad esportare e la Russia deliberatamente interrompe le forniture. Secondo te, mi pongo una domanda un po' retorica, tutto questo malcontento che si ingenererà nel mondo nordafricano, verso quale continente si riverserà? L'Europa sarà costretta a pagare dazio, perché arriveranno milioni, 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 perché qui si parla di qualcosa che andrà avanti per anni, milioni di immigrati proprio... di profughi indotti dalla fame. Quindi questa è un'ondata di destabilizzazione clamorosa ai confini dell'Europa. La Russia ne è consapevole, la Russia fa leva su questa sua centralità nel commercio internazionale, proprio sfruttandola contro quelli che sono, come ha detto Putin, paesi ostili, paesi che l'hanno sanzionata. Resta da chiedersi chi vince e chi perde. Al momento è difficile sceglierne, c'è solo un'area geografica
che è indiscutibilmente, secondo qualsiasi analisi, perdente, che è l'Europa, e segnatamente l'Italia e la Germania, secondo me. Quindi l'autore di questo articolo, quando accenna al fatto che la classe dirigente americana ad altissimi livelli ha sbagliato dei calcoli, è vero. È vero, cioè dipende, perché nel senso, perché gli americani sono un po' strani, perché in teoria uno ragionando in un'ottica dei brevi termini potrebbe dire gli americani, va bene, in realtà azzoppano l'Europa, le impongono, facendo leva sul suo servilismo, diciamo, di troncare i rapporti con la Russia, e quindi sostituiscono il proprio gas di scisto con le forniture russe, sostituiscono i propri cereali con quelli della Russia, eccetera. Ma è un discorso molto miope. Soprattutto mi preme sottolineare una cosa: la cosiddetta sanzione fine di mondo, come è stata definita, cioè il blocco, il congelamento delle riserve di valuta pregiata, cioè euro, sterline e dollari, di cui disponeva la Banca Centrale Russa, depositate presso altre istituzioni finanziarie straniere, praticamente presso le altre banche centrali, è stata vista come un segnale di potenza. In realtà è un segnale di clamorosa debolezza, perché questo ha reso edotti tutti i paesi del mondo del fatto che qualsiasi, da un momento all'altro, loro potrebbero fare una mossa che non potrebbe non essere gradita da Washington o dai suoi alleati, e con un tocco di tastiera le loro riserve valutarie accumulate a prezzo di clamorosi sacrifici verrebbero bloccate. Quindi questo, per forza di cose, questa è la logica, ma cioè non è che ci vuole chissà quale genio politico e strategico, la logica li porterà a elaborare soluzioni alternative. E anche in questo caso, secondo me, il lungo periodo gioca a favore della Russia e gioca a favore degli Stati Uniti. Quindi, a mio parere, tanto più anche sotto questo punto di vista, l'analisi fatta dal South China Morning Post è corretta. Ok, molto bene. Era proprio così l'unico punto che volevo affrontare. Allora, tanto ti chiedo scusa se non possiamo ulteriormente approfondire questo argomento, perché è veramente troppo vasto, quindi diciamo che per il momento ci possiamo accontentare di aver dato una panoramica generale sia di quella che è, diciamo, la posizione italiana, sia di quella che diciamo sono i più importanti impatti che rischiamo di avere nei prossimi mesi e nei prossimi anni a causa di questa crisi. Quindi grazie mille, Giacomo, per l'aiuto, grazie mille per il contributo. Ci vediamo alla prossima intervista. Arrivederci, un saluto a tutti gli ascoltatori. Ciao.